Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, sono il vostro Matty Mars. Oggi siamo al secondo episodio di Warriors Rest the Glory. Allora, praticamente oggi voglio fare il multiplayer. Mi ha aggiornato il gioco quando ho tentato di fare il multiplayer, quindi avevo preparato il personaggio tutto, pensavo che andasse a combattere il personaggio già preparato e tutto, invece no, mi è ripartito da zero. Quindi noi facciamo la battaglia, possiamo fare uno versus uno, due versus due, tutti contro tutti oppure contro il boss. Praticamente è scomparso il discorso PvE a quanto sembra, o almeno forse lo selezioniamo da qua. Ok. Casual, brutal, tournament, dovrebbero essere i livelli, però è tutto chiuso. No, i livelli sono questi. Proviamo ragazzi. Io non ho idea di chi mi troverò davanti, se come gestisce il discorso dei livelli. Non ho idea. Se lo trova, se non lo trova. Per trovare l'ha trovato. È completamente cambiato, ragazzi. Ha fatto un aggiornamento. Ecco, lui ora dovremmo essere in PvP, ragazzi, infatti ce l'abbiamo anche il Final Countdown per chi entra, come in tutti i giochi PvP. Perché a 2 lui è partito e sono fermo a 2? Ah, è il tempo di... ok, e deve aspettare 15 secondi lui per muoversi. Se ti becco ti rovino. Vince lui comunque, secondo me. Poi c'ha 16 di vita. Un po' tantino. Vince lui per un colpo. Eh sì. Quindi. Niente. Ma questo l'abbiamo già visto 700.000 volte. Che cacchio c'ha? Che cos'è questo? RIP. È totalmente cambiato il gioco, non c'è più il PvE. A taverna. Per giocare, ma non voglio giocare, che cos'è? Sì, fammi giocare, rolla, rolla. Ah, ho capito, lui gli dà praticamente... È un gioco con i dadi, lui prende un'armatura e mi dà un colpo. Io qua gli do un colpo io, ma non becco armatura. Che carino anche questo. Minchia, vabbè, già vinto. Due di armatura e due hit. Dai. Il coso è contro di me il teschio. Sì, ecco, perfetto. E che cazzo. Come al solito scula. Ah, perché poi finiti i dadi, finito il gioco. Quindi vince lui perché io sono a 7. Comunque ha sempre più fortuna al gioco che io. Mette paura, guarda. Ma che schifo. Vince lui. Pure. Non è mica finita. Hai vinto, via, bravo. Ah no, c'ho un dado.
Proviamo. 50, sono fiducioso. Vai. Subito il teschio, ammazza la fiducia. Però tre colpi ti riprendi. Ah, un teschietto si è preso pure lui, meno male. Uno scudo, due hit per lui, forse sto giro un teschietto buono. Dai, due teschi, ma da, ma perché? Oh, quasi morto per lui, eh? Allora, però mi... Due teschi si è preso. Vinto. Ha vinto, ha vinto, è inutile. Ho puntato 50, ma ha dato 75. Un po' poco. Dammi almeno 100. Ok. Quindi abbiamo le caratteristiche che anche queste sono cambiate rispetto al primo gameplay che abbiamo fatto. Lo shop è rimasto uguale, anche i prezzi a quanto pare. Ma così la vedo lunga, cioè forse è anche più carino, eh. Cioè il PvE l'hanno proprio eliminato, secondo me non era da eliminare, era da implementare il multiplayer con il PvE. Allora, secondo me tutti hanno la fionda. Ci arrivo? No. Mi spiace, ma io ho l'accettina. Fammi soldi. Tiè. Rapido indolore. Queste, secondo me, sarà molto più carina avanti quando ci saranno varie combinazioni anche di armi. Adesso non mi posso prendere niente, non ho idea quante partite bisogna fare per un misero livello. A parte che volendo si poteva fare molto più simulativo questa cosa qua, molto più strategico. Qui c'è lo scuro e c'è già la spada. Questo mi sa che c'è legno. Evitato. Ora tocca a lui. Ora ci ammazza. Qui bisogna farmare, farmare, farmare partite. Però ora se lo fa fuori. Mamma mia, che palle, sono questi. Ho skippato, continua l'esecuzione. Quindi adesso. Ah no, ma non muore però. Che fa? Piovono cessi. E quindi. Ah! Quindi non muore. Cioè muore ma non muore. Io dovrei aspettare per prendermi almeno questo. Però lo scudo mi servirebbe. Per chi ha le frecce, riesci a prenderlo. Proviamo ragazzi, cioè è carino però prende, è tutto un altro gioco praticamente.
Cioè, qui bisogna fare partite su partite, mentre io pensavo che facendo del PvE come si poteva fare prima, come se non l'avete visto, andatevi a vedere il primo episodio che ho fatto pochi giorni fa. E poi pensavo che avendo sviluppato il personaggio in PvE, con quel personaggio si poteva andare a fare il PvP. L'avevo pensato così, e invece no, quando ho fatto il multiplayer mi ha aggiornato il gioco e mi ha cancellato tutto. Ed è cambiato ancora una volta il gioco. E praticamente adesso è solo PvP. Non sempre riesce, toh. Bastardo evitato. Dormi? E temelo. Mi dispiace. Peccato che non ti offrono i soldi come tanto non muore, cioè no, non deve ricominciare da capo. 120, fammi fare il livello. Grazie. Quindi sono livello 2, livello 3. Galline. Ok, posso scegliere la bandiera. Cioè lo stemma. Hanno cambiato anche quello. Prima era una bandiera. Che cacchio è un lì bonus? Più soldi, più armatura. Più livello di livelli di Elisir. Permanente skill point. Permanente attribute point. Permanente damage point. Permanente armor point. Bonus 500 silver. Boh, ma io posso scegliere solo questo. Vabbè, censure, ancora. Non l'avevo visto. Ok. Ah, ci sono anche le quest giornaliere. 4. Però mi devo levare lo scudo, mannaggia, se prendo quello lì. Aspetta, perché allora ho comprato lo scudo per niente io. Ho buttato i soldi. Perché se vado a 4 mi posso prendere almeno questo. Per questo dovrei andare a 7. Invece per l'accetta più grande devo andare a 7. Facciamo un po' i conti. Allora, questo lo portiamo a 7. E qui bisogna andare calibrati, eh. E costa 600, però io ho 1200. Mazza, quanti soldi buttati via, però. E più, se io volessi questo, mi costerebbe 152 oppure 356 l'arco, che sarebbe meglio, però devo andare a 7. 5, 6, 6, 6. Ma guardate, ma per uno! Ma perché devi rompere le balle fino all'eterno? Possibilità di critica lite. Un punto solo. Porca boia. Va anche ragionato in maniera diversa sto gioco qua adesso. Perché qui ogni cosa che fai comporta, ogni passo che fai comporta qualcos'altro, quindi deve essere tutto calibrato. E mi devo levare lo scudo che avevo comprato. E vedi, adesso li posso vendere. Vendo.
E questa però la me lo tengo. Proviamo ad andare così. Armatura. C'è il legno. Questo è bello però. Spendo quasi tutto, però me l'andagnudo. Non è che mi ispira molto. Peccato che dallo shop non posso andare direttamente all'inventory. Perché no? E proviamo così, ragazzi. Io un pochino l'ho aumentato. Caratteristiche, cosa mi manca? Ancora 2 punti, io me li lascio questi. Non li voglio usare tutti perché devo capire ancora un po' come muovermi. Non so queste a cosa servono. 2 contro 2. Ah, ma hai sbloccato i 2 contro 2 e il free for all. Brutal. Poi li riproveremo, ragazzi, in un altro gameplay, eh. E lui evita. Cinque. Peccato che te non mi levi quasi una sega. Siamo tutti e due con la fiondina brutta. Allora, qua vado avanti perché adesso mi fa questo, mi cambio arma. Io me la dormo che devo recuperare. Quanto cazzo dura? 4 turni? Non ci ho detto male. Invece ha detto male a lui. È stata molto più tecnica questa, eh. Molto più carino così, direi. Però molto carino, io direi che. Ah, mi ha messo anche gli amici qua all'angolo. Ma sono tutte le persone che hanno il gioco? Non credo io. Va bene, ragazzi. Comunque, noi ci rivedremo almeno un'altra volta con questo gioco perché vorrei portare avanti il PvP perché è carino. E voglio vedere anche le altre modalità perché comunque c'è questo 2 versus 2, sono curioso di vederlo. Libero contro tutti, il boss, e poi c'è anche questo Brutal, il Tournament. Voglio un po' vedere come funziona. Ok, ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia, ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!